Benvenuti o bentornati sul mio canale e in un nuovo L del lunedì. Guardate che bella piletta che abbiamo qui. L'L del lunedì è il mio aggiornamento di lettura settimanale in cui vi dico che cosa ho letto, cosa sto leggendo e cosa leggerò nel futuro. Prima di cominciare, dico soltanto che giù in descrizione i libri che mi sono piaciuti avranno il link di affiliazione Amazon, gli altri no, quelli che non mi sono piaciuti no. Comunque, se comprerete da lì, mi entrerà una microscopica percentuale, a voi non cambierà nulla. E alla fine del video vi farò una domandina con cui potremo chiacchierare giù nei commenti. Bene, ho finito la rilettura di Ritratto di Signora e come temevo, la rilettura me l'ha rovinato. Tanto, tanto proprio perché io avevo amato da impazzire questo libro, l'avevo letto in una sola giornata, gli avevo dato 5 stelle e ora ho dovuto abbassare a 4. Ora, non è che crescendo io abbia cambiato proprio la visione di quello che leggo, ma effettivamente, avendo letto tutto d'un fiato, non avevo fatto caso a un sacco di cose e non mi ero identificata con la protagonista. Ricordo che quella lettura la feci talmente tanto velocemente che ero più incuriosita dal sapere che cosa sarebbe successo rispetto a provare empatia per la protagonista, appunto, perché la protagonista è una deficiente. Andiamo bene. Tutte le cose belle che ha prima del matrimonio, poi vanno in fumo. Che sei un pupazzo? La trama è molto avvincente, soprattutto alla fine che si scoprono alcuni misteri e c'è tutta una parte molto cardiopalma, però mi ha fatta rosicare tantissimo e non mi ricordavo di aver rosicato sul finale. Quindi niente, sono molto triste, avrei dovuto evitare di rileggerlo, ho usato l'audiolibro che ho letto davvero molto bene, anche una traduzione migliore della mia versione, però questo. Cioè, ci sono rimasta davvero, davvero molto male. Non so che altro raccontarvi. Ero anche rimasta un po' triggerata, diciamo, dal fatto che viene descritto il viaggio di lei a Roma un paio di volte e nel viaggio a Roma lei va nel Foro Romano dove io lavoro e questo mi ha mandato un po' fuori di testa perché odio leggere del lavoro. Quando leggo un romanzo del 1800 non mi aspetto di trovare anche il luogo in cui lavoro, cerco di distrarmi, invece questo non me l'ha permesso. Inoltre, la protagonista, non lo so, cioè veramente io non la riesco a capire, non la riesco a capire. E anche il matrimonio che fa, e lo dico perché comunque è importante, si chiama Ritratto di Signora, non di Signorina, è veramente stupido, cioè non c'è amore, non c'è cosa, è proprio lei che si fissa e dice no, è la cosa giusta da fare, punto. Quindi ora mi sposo sto tizio, che è un imbecille e che lo vedi da lontano da 1 chilometro, che è una brutta persona. Poi, io ho Audible e attualmente sto cercando di comunque smaltire la mia libreria, ma purtroppo della mia libreria c'era solo questo libro tra i miei libri da leggere e un altro che poi vi mostrerò in futuro, più che altro perché in realtà penso che lo leggerò, in effetti non lo ascolterò. Ma Un nome da Torero di Sepúlveda. Questo titolo e soprattutto questa orrenda copertina non mi aveva per niente preparata al libro che stavo per leggere. Ora, al centro c'è la storia di due tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale nazisti, che però si erano uniti all'esercito soltanto perché dovevano farlo, non è che erano nazisti sul serio. Infatti, visto che loro non erano d'accordo con tutto il nazismo e la propaganda, eccetera, eccetera, decidono di fare un furto per poter scappare in Sud America. Bene, la storia di queste due persone poi verrà divisa e succederanno cose diverse. Comunque, poi noi ci ritroviamo anni dopo in cui questo bottino, questo tesoro deve essere ritrovato. E quindi c'è spionaggio, Cile, Europa, c'è di tutto. Mi è piaciuto tantissimo. Il finale un po' poteva essere meglio, però in effetti poi l'ho capito e l'ho sentito tutto d'un fiato come audiolibro, è stato stupendo. Finiti i due letti, veniamo leggendo. Come al solito sto leggendo il live, i Bottoni di Napoleone. Io mi sto impegnando tanto, ma non è che abbia tutto questo tempo per fare le live. Quindi piano piano riusciremo ad arrivare alla fine. Vi lascio il link della playlist di tutte le live. L'idiota di Batuman. Allora, non lo sto amando perché mentirei se lo dicessi. Però siamo arrivati in un punto in cui lei è a Parigi e io non sono più obiettiva.
Lo sappiamo tutti che non lo sono più. Quindi, mi sta piacendo? Boh, mi piace stare a Parigi, sì. Lei è disagio esistenziale, cioè prendete proprio del disagio, comprimetelo all'interno di una persona, questo è il libro. Fa ordinazioni sbagliate, ho anche visto un pezzo dell'intervista che ha fatto Ilenia Zodiaco all'autrice, che tra l'altro è Batuman, il cognome. E Elif, che ve posso dire? Sono davvero esterrefatta, sono scontenta. Tutto l'amore e l'hype per questo libro io non lo riesco a capire. Ci sono delle parti davvero interessanti e questa la reputo veramente narrativa perché fa qualcosa di diverso, perché non è tutto continuativo, perché ci sono una serie di episodi. È scritto, se vedete, anche tutto con vari spazi. Però veramente io non so che cosa pensare. Adesso che siamo a Parigi ho voglia di leggerlo, ma ho voglia di leggerlo perché è ambientato a Parigi, non perché mi piaccia effettivamente questo libro. La scrittura è davvero troppo asettica, mentre io speravo che avesse qualcosa di più elaborato, di più concreto, di meno asciutto, ecco. Quindi non so che dirvi, sono davvero molto triste. Avrei voluto che fosse meno spinto. D'altra parte, dipende da come finirà, se deciderò di leggere anche quello dopo o no, ma forse se lo leggerò sarà soltanto in formato digitale. Non lo so, sono molto indecisa e per niente contenta. Ho iniziato anche un audiolibro, ma giusto all'inizio, si chiama La collezionista di libri, è un romanzo, dovrebbe essere tedesco. Una ragazza perde la zia. La zia è proprio era una collezionista di libri, loro vendevano libri rari, cose di pregio e fa anche parte di legatoria, cioè si occupa della legatoria, la protagonista, non so più parlare bene. Neanche questo mi sta entusiasmando troppo, però è caruccio, dovrebbe essere una roba rosa. Il leggerò credo che sarà Povere Creature per il gruppo di lettura che vi ho già detto più volte, se volete vi faccio entrare nel gruppo di lettura di Telegram se avete l'account. Oggi sono un po' così, un po' persa, un po' moscia, un po' spenta. Ci rifaremo la prossima settimana? Non lo so. Intanto, ricordatevi che ci sono video molto più interessanti e complessi sul mio canale. Devo farvi la domandina. Quando avete un periodo in cui le letture che state facendo non vi interessano granché, pensate che riguardi la vostra vita in generale oppure è colpa dei libri? O non lo so, qual è la soluzione? Come ne esco, ragazzi? Come ne esco? Aiutatemi, voglio uscirne, vi giuro che voglio uscirne. E detto questo, aspetto le vostre risposte giù nei commenti e vi auguro buona lettura!